Per realizzare le nostre lasagne ci serviranno 5 uova di pasta fresca, del formaggio grattugiato, del burro, dei funghi già scottati, del prosciutto cotto, del formaggio a cubetti usato della scamorza, 2 scaroni, una cipollina media, la zucca naturalmente, olio, sale e pepe. Iniziamo dal pulire e mettere a cuocere la zucca. Adesso che ho diviso la zucca, la taglio a pezzi e la sbuccio. Ora che abbiamo pulito la nostra zucca, la mettiamo direttamente nel tegame, anche in maniera grossolana, perché intanto poi andrà passato tutto quanto. Oltre alla zucca aggiungeremo la nostra cipolla tagliata anche questa grossolanamente. Circa 3 cucchiai e metteremo sul fuoco. Accendiamo il fuoco, rimestiamo leggermente. Mettiamo un pizzico di sale grosso, un bicchiere d'acqua. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere. Ora pensiamo ai funghi. Tritiamo finemente i 2 scaloni e poi andremo alla padella per cuocerli. Ho messo la padella a scaldare. Mettiamo il burro in modo da insaporire i funghi, il nostro scalogno tritato, e facciamo scolare. Aggiungiamo un goccino d'acqua in modo di non far friggere la cipolla. Ora che ha preso il bollore e l'acqua sta quasi evaporando completamente, aggiungiamo i funghi. Questi funghi li avevo già scottati prima, o disidratati se preferite. Vi faccio vedere come. Questi funghi li ho già puliti, tolta la parte radicale dove c'è la terra e passati velocemente sotto l'acqua corrente. Ora li taglio e poi li metteremo in padella per far fare loro la famosa acqua, in modo che si disidratino un po' e quando andremo a cuocerli per le nostre pietanze avranno meno acqua da espellere. Ora che sono tutti tagliati i nostri funghi, andiamo al tegame. Adesso i funghi sono nel nostro tegame, senza niente, accendo il fuoco e metto il coperchio. Poi vi farò vedere cosa succede. Mescoliamo un po'. Grazie.
nostri funghi sono pronti, infatti si nota, sono coperti di schiuma e di acqua, e andiamo a sgocciolare. Un po' di sale, ora metto un pizzico di pimento, questo è facoltativo ma a me piace perché esalta il profumo dei funghi. Adesso che i nostri funghi sono pronti, li spegniamo e passiamo ad altro. Diamo un'occhiata alla nostra zucca. È ancora dura, lasciamo cuocere ancora. La zucca è cotta, dobbiamo solo frullarla. Mettiamo un po' di pepe. Per chi piace naturalmente. Ora che anche le sfoglie sono pronte, non ci resta che scottarle e imbastire la nostra lasagna. Iniziamo ad assemblare le nostre lasagne. Ho messo un goccino d'olio sul fondo in modo che non si attacchino. Ho sbollentato la nostra pasta e cominciamo col fare il fondo. Prendiamo la sfoglia più grande. Ora che abbiamo foderato il nostro fondo, iniziamo con gli ingredienti. Con la crema di zucca. Ora un po' di funghetti. Un po' di scamorza, qualche fiocchetto di cotto. Io ho preso un affumicato, una spolverata di formaggio grattugiato e continuiamo con i vari strati fino a finire degli ingredienti, fino a finire tutti gli ingredienti. E ora l'ultima spolverata di parmigiano, qualche fiocchetto di burro e in forno a 180 gradi per 45 minuti. Questa lasagna è nata perché non volevo fare la solita lasagna con besciamella e funghi. Ho usato quindi la zucca al posto della besciamella. Ed ecco la lasagna dopo 45 minuti di forno.